giudice, complimenti, un buon primo tempo, state vincendo 2-0, un gol grazie autogol. Cosa vi serve in questo secondo tempo per chiudere definitivamente il match? Sicuramente abbiamo sbagliato molto forte in questo primo tempo, quindi secondo me bisogna fare più gol per chiudere la partita velocemente, così da divertirci. In bocca al lupo. Previ. Gerardi, buona grinta, forse vi manca qualcosina di davanti, qualche tiro in più, cosa vi serve e cosa potete migliorare in questo secondo tempo? Un po' di concentrazione, un po' di difesa, poco, che siamo tutte quante giochiamo in avanti purtroppo, nella squadra che giochiamo. In bocca al lupo. Crepi. Buonasera, siamo qui nel post partita che ha visto affrontarsi Spar Team contro Asensio. La partita è finita 5-0 per gli Spar Team. Abbiamo qui i due migliori in campo, Fariello e Vasaduro. Andiamo dalla squadra che purtroppo è riuscita a sconfitta. Vasaduro, forse avete fatto una buona prestazione nel primo tempo, però nel secondo tempo siete crollati. Un paio di situazioni sfortunate, un paio di autogol. Diciamo che vi hanno penalizzato, però mancava qualcosina, penso, davanti, là, che qualcuno che segnava e buttava la palla dentro. Sì, perché purtroppo ci sono ancora degli squilibri, nella squadra non riusciamo a capire bene ancora i ruoli. Cercheremo di migliorare sperando che si vada d'accordo, perché anche un po' le ragazze sono un po' nervose. L'importante è divertirsi. Sì, quello sì, è sempre l'importante, quello sì, però spero che alla prossima andrà meglio. Una dedica speciale? No, vabbè, la dedico alla squadra e spero che miglioreremo. Grazie. Ciao. Farillo, una buona partita da parte vostra. Loro forse vi hanno dato un po' più di fastidio a inizio secondo tempo, però poi comunque la partita già era in discesa sul 3-0. Hanno cercato di metterla più sul piano fisico al secondo tempo, però l'abbiamo gestita bene. Dobbiamo far circolare ancora meglio palla, dobbiamo lavorare su questo. Diciamo che la squadra ci sta, complimenti a parte tutto, complimenti per i due gol e in generale a tutta la squadra. Sì, assolutamente, è la squadra che si trova bene, ci divertiamo e speriamo di continuare così fino alla fine. Una dedica speciale per il tuo migliore in campo? No, io la dedico sempre alla squadra, alle mie amiche prima di tutto, che insomma riusciamo a vincere questo campionato. Ovviamente a te, ovviamente la tua squadra, grazie, in bocca al lupo per il proseguo. Ciao ragazzi. Ciao.